Bentrovati alla nuova puntata di Approfondimento. Dopo i fatti che hanno visto una discoteca ad Ancona in cui hanno perso la vita 5 giovani e una mamma, abbiamo pensato di riportare il problema anche a Sassari. E ne parliamo proprio con un esperto, con un gestore trentennale di discoteche. Al mio fianco Piero Muresu, ben trovato. Grazie, grazie per darmi questa occasione, insomma, di portare anche la voce e la solidarietà alle famiglie che sono state coinvolte in questo tragico fatto in provincia di Ancona. Allora, Piero Muresu è gestore della Blue Star a Ossi, è stato gestore per molti anni della Siesta di Alghero, chiusa solo da 2 anni, e gestisce anche un ristorante bar, l'Accademia, vicino appunto all'università. Di ragazzi si può dire che sia un esperto. Che cosa sta succedendo nelle discoteche e nei locali in questi ultimi anni? Ma diciamo, nelle discoteche gli ultimi anni, come tutti i frequentatori hanno potuto notare, si è notevolmente abbassato l'età media. Questo logicamente è dovuto a diversi fattori, prima di tutto perché sono finiti i cosiddetti danzanti, che erano le serate dei più giovani, che praticamente iniziavano il pomeriggio e finivano alle 9, alle 21, alle 22. Io mi ricordo le belle serate che facevamo al Blue Star della domenica fino a 10-12 anni fa, che praticamente io finivo la serata che mi guardavo allora la domenica sportiva a casa, quindi stiamo parlando di serate che si concludevano alle 10:30. Oggi, per vedere i primi avventori in discoteca, parliamo del sabato notte, dobbiamo aspettare le 2, 2 e mezza, 3 del mattino. Nel frattempo cosa fanno? Come trascorrono il tempo? Perché immagino che non stiano a casa fino a quell'ora. Lo trascorrono o girovagando da un locale all'altro, oppure si organizzano facendo delle collette, magari prendendo bottiglie di alcol e quant'altro. Quindi diciamo, purtroppo, è triste da dire, ma molti arrivano già in condizioni da non poter entrare nel locale, quindi vengono puntualmente bloccati nei nostri locali, e comunque purtroppo tanti di questi ragazzi hanno questo brutto vizio, ecco. L'alcol dove lo recuperano, considerato che è vietato vendere alcol ai minori? Oggi le normative ci sono, la somministrazione della vendita degli alcolici deve avvenire per ragazzi maggiorenni, però basta che in una compagnia ci sia un maggiorenne che compra l'alcol per tutti ed ecco, ho superato il problema. Quindi è un problema che non è facile da gestire se non attraverso una buona educazione e molta attenzione da parte delle famiglie soprattutto. E ritorniamo quindi al problema delle famiglie. Si è abbassata l'età media, ma sono cambiati anche i genitori? Oddio, questo, io mi ritrovo ad essere genitore di un figlio di 15 anni. Stamattina gli ho detto: ma tu andresti a un concerto di Sfera Ebbasta? Ma ha detto: certamente andrei. E insomma, per un genitore non è che sia diciamo un'ottima notizia, quando a poche ore da una tragedia simile tuo figlio manifesta l'entusiasmo per andare ad ascoltare un concerto in cui la tragedia è ancora fresca. Quindi medesimo nei panni di questi genitori che purtroppo non hanno visto i figli rientrare a casa. Con questo non è che voglio accusare, ci mancherebbe altro, l'artista, perché stiamo parlando di un artista come tanti altri che hanno migliaia di fans e che
e che logicamente propongono una loro musica per quanto discutibile via, però ricordo che ai nostri tempi c'erano altri generi che invocavano lo stesso Via della Perdizione. Da Vasco Rossi a Gio Cocche. Esatto, stiamo parlando di artisti di un certo livello che però logicamente non lesinavano discussioni abbastanza sensibili, insomma, a certi temi, ecco. Però, visto che siamo praticamente coetanei, ai nostri tempi in discoteca a 12-13 anni non si andava. Sì, diciamo che anche oggi non è che, io ho parlato di un abbassamento di età perché ero abituato a vedere il trentenne e il quarantenne in discoteca. Oggi la discoteca è formata da 17enni, perlomeno noi al Blue Star ospitiamo o ragazzi giovani, però stiamo parlando sempre di 17enni, 22enni, 23enni, però già uno, un 25enne oggi in discoteca alcune serate si sente fuori gioco, si sente circondato da ragazzi troppo giovani, quindi diciamo è un problema che si deve affrontare e noi delle discoteche da soli non ce la facciamo. Peraltro Piero Muresu fa parte dell'associazione SILB, che vuoi spiegare di che cosa si tratta? Allora, io sono presidente provinciale del SILB, Sindacato Italiano e Locali da Ballo, rappresento la categoria, logicamente come categoria predichiamo la massima serietà, soprattutto quando si tratta di materia di sicurezza. È fondamentale, è basilare, logicamente, avere innanzitutto locali in regola, dove un genitore sa che frequentando quel locale può andare in un locale tranquillo. Purtroppo a Sassari ci sono molti locali che non sono in regola e dove l'età è perfino più bassa dei 17 anni. Ci sono alcune situazioni a rischio a Sassari, effettivamente, che però comunque so che sono sempre al vaglio sia della Questura che dei Vigili Urbani, che sono molto sensibili a questo tipo di problematica. Logicamente, quando si parla di sicurezza non si parla solo di sicurezza strutturale, perché quella è una base per partire, cioè il locale deve avere tutti i crismi per garantire tempi di intervento, vie di fuga, dei tempi molto brevi, perché se capitano situazioni critiche devi essere in grado di affrontarle. Per affrontare queste situazioni, quindi oltre al locale, ci vuole del personale che abbia fatto dei corsi sulla sicurezza, sul primo soccorso e che comunque in casi estremi intervenga e sia d'aiuto. Quindi è fondamentale anche come è impostata la gestione del locale. Quindi i genitori si devono innanzitutto sincerare che chi gestisce il locale sia una persona seria e sia un professionista. A voi sono capitati casi estremi? Sì. Io ricordo uno in particolare che è due matti perché solo così si possono definire, hanno svuotato due estintori contemporaneamente, due estintori dell'antincendio che logicamente servono solo per le emergenze e questi li hanno in piena serata, li hanno svuotati, quindi una sostanza chimica sparsa in un ambiente chiuso e affollato, immaginatevi che situazione può creare, la gente ha iniziato un po' a tossire, a mancargli il fiato, a mancargli il respiro. Quindi io come i miei collaboratori siamo molto attenti a queste cose, siamo intervenuti immediatamente, abbiamo fatto evacuare immediatamente il locale, poi una volta che il locale era ritornato in condizioni normali abbiamo consentito il rientro dei ragazzi. Purtroppo, ritornando al discorso della strage che è successa in quel locale in provincia di Ancona, qualcosa forse non ha funzionato. Perché intanto hanno venduto il triplo dei biglietti? No, diciamo che ancora quelle notizie lì sono tutte ancora da appurare, ci sono notizie contrastanti, perché
Qualche volta i biglietti staccati non corrispondono alle presenze in sala, perché c'è chi prenota il tavolo, magari entra in un ingresso secondario, ecco, hanno degli ingressi privilegiati, quindi il numero dei biglietti non corrisponde mai fedelmente al numero delle presenze in sala, però diciamo che effettivamente quel locale lì aveva delle criticità, nel senso che, non essendo un unico ambiente, aveva delle capienze diverse in ambienti separati. Cosa è successo? Che i ragazzi che sono andati per vedere lo spettacolo si hanno voluto prendere i primi posti nella pista dove appunto doveva venire lo spettacolo di Sfera Ebbasta. E le persone che in teoria andavano diluite su tutti gli ambienti si sono riversate in un unico ambiente. Questo imbecille, chiamiamolo così per volergli bene, che ha spruzzato questa bomboletta e ha creato tutto questo disastro, ha creato il panico, logicamente i tempi di evacuazione rispetto ai collaudi, alle situazioni prestabilite sono più lunghi, poi più tardi a uscire più aumenta il panico, trattandosi poi di ragazzini molto giovani, inesperti, posso immaginarmi che la situazione è ancora più difficile da gestire. A quel punto lì la sicurezza, qualcheduno sostiene che c'era qualche porta di sicurezza sbarrata. Se dovesse essere appurato quello, veramente c'è da arrestarli immediatamente, perché è assurdo. Cioè, per non pagare 50 euro una persona a controllarti che non aprono una porta, perché la funzione di chiudere le porte è solo quella, perché c'è qualche avventore che ti apre le porte di sicurezza per consentire a degli amici di entrare gratis da un'uscita di sicurezza. Allora, se tu vuoi evitare quello, paghi una persona, la metti a controllo di quella porta ed eviti tutte quelle conseguenze che purtroppo in alcuni casi diventano tragiche. Sono tutte strategie che solo dei professionisti, persone che hanno sempre gestito i locali, conoscono. Parliamo anche della droga che sta circolando nelle discoteche. Voi spesso fate irruzione nei bagni, cercate di fare un minimo di controllo, anzi un massimo controllo all'interno del vostro locale. Ma purtroppo il problema, quello è un altro problema che ci sta a cuore, insomma, chi ha figli perlomeno e chi ha un briciolo di coscienza sente maggiormente. Noi è un problema che abbiamo sempre affrontato di petto, i nostri locali sono controllati sotto tutti i punti di vista. Io personalmente, con la scusa di entrare in bagno, vado, do un'occhiata, verifico, perché è quello che deve fare un gestore, anche se vuol dare l'esempio ai suoi collaboratori, insomma, deve avere determinati comportamenti limpidi, perché altrimenti veramente si vanifica tutto. Ecco, anche nei bar i ragazzini escono di casa ormai a 12 anni. Perché si è abbassata l'età media e perché stanno anticipando le tappe? Questi sono fenomeni sociologici che veramente non sono facili da interpretare. Oggi questi ragazzini pensano di essere grandi già da 12 anni, di saper tutto. Purtroppo chi ha figli affronta questo tipo di problema sa di cosa sto parlando, e quindi lì ci vuole un gran lavoro particolare da parte delle famiglie, e poi anche il mondo della scuola deve fare un grosso lavoro in materia di educazione civica. Perché noi, ad esempio, in discoteca, diciamo, abbiamo pochi strumenti. Noi molto probabilmente qualche volta forziamo pure quello che è la normativa, perché fare perquisizione a noi non ci è consentito. Noi lo facciamo, perché quando vediamo ragazzini che ti entrano con lo zainetto, che li vedi sospetti, che qua, che là, io non li faccio entrare. Non li faccio entrare se non si fanno controllare, se non si fanno identificare. La punizione più grave che possiamo fare a un ragazzo è non farlo entrare nel locale. Se
Cioè, perché è come che lo privi oggi di un cellulare, di un qualcosa a cui ci tiene tantissimo. E poi fa una brutta figura col gruppo degli amici. Soprattutto quello, se con delle ragazzine via. Però sono le poche armi che ci rimangono, ecco, ma lo facciamo anche per salvaguardare la sicurezza, perché purtroppo ho notato che negli anni che questo tipo di comportamenti vengono assunti spesso e volentieri dai soliti ragazzini. Una specie di DASPO delle discoteche. Voi siete molto a contatto con le forze dell'ordine, tant'è che nei prossimi giorni sarà organizzato anche un convegno con la polizia locale nelle scuole per raccontare che cosa? Nell'istituto d'arte si discuterà del problema della sicurezza e appunto andremo a parlare dei comportamenti dei giovani nei locali e via. Vorrei essere sottoposto anche a qualche domanda da parte loro, se hanno qualcosa da chiedermi come gestore, come vorrebbero che si comportassero nei loro confronti o che tipo di ambiente desidererebbero formare. Soprattutto perché spruzzare questo spray? Esibizionismo, oramai fanno le fesserie, poi si riprendono col cellulare, e magari si vantano su Facebook che hanno fatto svuotare il locale. Purtroppo con questa storia di Facebook sta sfuggendo di mano non solo a ragazzine, ma ne leggiamo di tutti i colori. A Sassari e comunque in provincia di Sassari questo fenomeno non si è mai verificato, speriamo che non si verifichi. Speriamo di no, anche se da noi i fenomeni arrivano sempre un po' in ritardo ed è quello che mi preoccupa maggiormente, perché io mi sento quasi quotidianamente tramite chat con dei colleghi del continente, essendo un sindacato nazionale, e mi dicono che questi spray urticanti vengono utilizzati soprattutto in occasione di concerti, locali affollati, per derubare le persone. Un suggerimento per i genitori che comunque si trovano quotidianamente a dover combattere, proprio combattere, con i propri figli teenager che frequentano le scuole medie addirittura? I consigli da dare sono che più di una volta bisogna saper dire di no, ecco. È preferibile far piangere una figlia per un no piuttosto che assistere a situazioni del genere. E comunque io penso che questa storia degli orari vada presa di petto soprattutto dalla politica, nel senso che va bene la libertà, va bene tutto, va bene il liberismo, però qua ci vogliono delle regole imposte dall'alto. L'altra scelta che ritengo oculata è quella di intervenire sugli orari, cioè non esiste che i pubblici esercizi, bar, e quant'altro abbiano degli orari illimitati di apertura, per anticipare le serate, perché i giovani vadano al bar non più a mezzanotte ma vadano alle 8, alle 9 di sera come si andava un tempo, e a una certa ora si dia stop, sto rimpiangendo, quando l'ordine pubblico e la materia degli orari sui pubblici esercizi veniva gestita da un'unica persona, che era il questore, cioè negli anni 80 praticamente, c'erano delle giornate a rischio, c'erano delle situazioni a rischio che solo il monitoraggio del questore poteva intercettare, e allora decideva di intervenire. Come interveniva? O limitando delle autorizzazioni sugli orari, oppure potenziando le pattuglie in determinate direzioni dove si concentrava più massa. Oggi invece questo tipo di situazione e di movimento notturno è incontrollabile, perché oggi locali che fanno musica, locali che radunano giovani, sono tantissimi. Tutto questo sparpagliamento di ragazzi ha portato logicamente a un disorientamento anche da parte delle forze dell'ordine. Noi ringraziamo Piero Muresu per la sua esperienza, per i consigli che ci ha dato e anche perché ci ha illustrato qual è la vita notturna di nostri figli, che forse molti genitori non ne sono a conoscenza. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi, grazie tanto.